io credo di accelerare un pochino i tempi, va, così recuperiamo un po' di spazio per gli altri interventi. Innanzitutto buonasera a tutti e a tutte. Io faccio un paio di valutazioni, una per l'esperienza del lavoratore che utilizza il sistema del trasporto pubblico e il lavoratore sindacalizzato, l'altra da percorso che abbiamo attivato sul territorio del 15° municipio, perché abbiamo provato anche a territorializzare il Consiglio Metropolitano di Roma sul territorio portuense Teullo Magliana, che è del 15° municipio. Infatti da fine febbraio-marzo si è attivato anche appunto il Consiglio Metropolitano in 15°, che ha accolto un po' di firme sull'appello di petizione popolare che era stata lanciata contro l'aumento del trasporto pubblico, coordinandolo assieme alle altre cose che sono state fatte, ad esempio sull'acqua, la prosecuzione delle petizioni popolari, i rifiuti, sui rifiuti un po' più complicato spiegare alle massaie del Trullo, ai lavoratori immigrati di Magliana, tutta la parte del ciclo dei rifiuti, però magari sulle questioni che riguardavano il trasporto pubblico e per esempio per i comuni d'acqua, si è riusciti, approfittando dei banchetti di raccolta di firme, anche a cominciare a fare quel lavoro di composizione diciamo sociale. E quindi dico due cose da lavoratore che utilizza il trasporto pubblico. Da lavoratori normalmente ci si impone il taglio dei tempi e l'aumento dei ritmi. È una cosa che ho imparato da ragazzino in fabbrica, quando ci applichiamo al TMC1, e quindi bene o male mi sono riportato questo tipo di esperienza che da lavoratore che utilizza il trasporto pubblico è il controllo del nostro tempo, visto che una parte del tempo di lavoro è il tempo che tu che impieghi per recarti al lavoro. Poi c'è la parte di prestazione lavorativa vera e propria e poi c'hai anche la parte del ritorno dal lavoro a casa o in altre situazioni nell'arco dei 24 ore convenzionali. Io ho notato sulla pelle mia e di molti altri miei colleghi e colleghe che adoperano i trasporti pubblici in questa città che il controllo del tempo sta diventando un'esigenza fondamentale, nel senso che ce lo stanno proprio facendo monetizzare, ti controllano e quindi ti fanno lavorare di più con carichi di lavoro maggiori, però il tuo potere d'acquisto rimane sempre lo stesso, non solo perché non ti adeguano, non ti aumentano lo stipendio, perché il tuo potere d'acquisto è diminuito rispetto al costo della vita normale. Per quanto riguarda il segmento della mobilità, per chi adopera il trasporto pubblico, poi chi adopera altre forme di mobilità, appunto elicotteri, aerei, cose che insomma normalmente i lavoratori salariati adoperano facilmente tutti i giorni grazie al lavoro per gli spostamenti familiari, il tempo praticamente di impiego da una situazione all'altra viene monetizzato anche questo, nel senso che viene aumentato il biglietto, gli abbonamenti, le tariffe, e dall'altra parte diminuiscono anche le corse e i servizi del trasporto pubblico locale. Non parliamo poi del trasporto ferroviario che è diventata un autentico tabù, specie per le linee magari delle linee regionali, che sono qualcosa di inimmaginabile, tipo Bolgia Dantesca. E quindi io ho fatto questa analogia, cioè sul lavoro mi fanno un certo tipo di trattamento speciale, mi chiedono di lavorare di più per essere di fatto pagato di meno in rapporto prestazione, lavoro e retribuzione, alla faccia della tanto decantata Costituzione, che una volta si diceva appena deposti i fucili delle formazioni partigiane nel 45, poi la sezione del 48, che dovrebbe essere l'articolo 36, una retribuzione sufficiente, dignitosa, per assicurare a sé, alle proprie famiglie, un'esistenza dignitosa. Pare che questa cosa sia rimasta una norma programmatica, come si dice, ma insomma ci troviamo in una situazione completamente diversa. Per la parte che riguarda la mobilità c'è proprio la monetizzazione, in termini appunto, sì, ma è aumentato da 75 a 100 minuti, ma se mi diminuisci le corse, il mio tempo che devo impiegare per spostarmi in una città, io ho fatto l'esempio del lavoro, ma vale per l'università, la scuola, gli spostamenti personali, andare a fare una pratica in un ufficio, ma il tempo del lavoro è quello che per molti di noi ancora ce l'hanno, il lavoro per non difenderselo, è la parte rilevante di tutta la giornata lavorativa. E quindi c'è
un ulteriore attacco proprio alle condizioni proprio di vita nel senso di come gestisci sempre di meno i tuoi tempi di lavoro, i tuoi tempi di vita, i tuoi tempi di spostamento. E tutto questo viene monetizzato col fatto che non tanto solo il biglietto, io penso anche, e arrivo alla seconda considerazione, che riguarda un pochino come la composizione sociale delle classi, ogni tanto proprio qualche termine voglio mettere su questa cosa, di chi opera il trasporto pubblico. Una delle giustificazioni che ha addotto la Polverini e anche Alemanno è che oramai i romani, allora tutti a macchina, e alle ore che siete non dipendono i trasporti pubblici, sono maggioranza immigrati, studenti, giovani, e che magari molte volte il biglietto manco lo pagano, e che quindi comunque dice non è caso questo tipo di trasporto pubblico, dice se viene aumentato aumentiamo l'intervallo minimo di 28 milioni e mezzo di euro. Allora, a parte la considerazione un pochetto razzista di questo tipo di ragionamento, insomma, la gente come Polverini le mani non ci sarebbe neanche da sorprendersi più di tanto rispetto ai livelli di ignoranza da cui vengono, però comunque in ogni caso, anche ragionando in questi termini, dal nostro punto di vista, sono comunque i settori già attaccati per primi dalla crisi che subiscono un attacco ulteriore anche sulle condizioni di mobilità. Quindi, ammesso e non concesso che fosse vero pure l'argomentazione che dico, vabbè, ma comunque maggioranza del trasporto pubblico delle linee periferiche lo prendono gli immigrati, ma pure se fossero gli immigrati, se sarebbe persone che hanno una famiglia, un lavoro, un'attività, e comunque in ogni caso dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter viaggiare tranquillamente. Siccome non è così, perché è evidente che ci sono molti che per motivi di lavoro o per motivi di spostamento devono operare il trasporto pubblico, in ogni caso c'è un ulteriore attacco proprio di classe a questo tipo di argomentazione dell'aumento del trasporto. E tutto questo perché ci dicevano nelle varie interlocuzioni, chiudo lanciando insomma anche un minimo di proposta pure di intervento su come applicare poi, io viene il libro nero che il libro bianco, perché veramente c'è da vergognarsi a volte di essere cittadini della città medaglia d'oro della resistenza. Questo tipo di ragionamento ci ha portato al fatto che il governo tagliava i fondi alle regioni, agli enti locali sul trasporto, non veniamo fatti i trasferimenti, cioè quindi siccome le aziende stanno in deficit e in crisi, credo sia ridotto a 179 milioni il passivo teatro, che è 400 milioni, però comunque al di là del numero dei babbetti, basta un buon commercialista per fare un bilancio, vale per le aziende cooperative sociali, vale anche per una capitale, la regione della nazione. Ammesso e non concesso questo tipo di giustificazioni è la ricaduta sociale. Se tu vuoi fare un servizio che sia perlomeno decente per la città, non puoi ragionare soltanto in termini di costi e benefici, perché in termini di benefici è nessuno, perché aumentare da 75 a 100 minuti la durata del biglietto, ma vale addirittura per chi è costretto a fare l'abbonamento durante l'anno, e anche le categorie sociali sono state abbastanza massacrate da questo tipo di taglio di tariffazione, forse dobbiamo cominciare a fare e proseguire nei quartieri un lavoro di informazione su come si fa magari a far pagare i costi ai diretti responsabili, che non è la demanda di turno, sono gli interessi economici di questa città, appunto ci vogliono espropriare delle nostre condizioni decenti come lavoratori. Do un appuntamento 8 giugno ore 16 a Montecitorio a proposito del disegno di legge Monti Fornero tutti assieme appassionatamente, dall'altro lato ci vogliono espropriare anche non solo i nostri tempi di spostamento e di mobilità, e dall'altro caso c'è appunto all'interno di questa cosa, forse dovremmo cominciare anche non tanto a fare lo sciopero dei tornelli, ma probabilmente dobbiamo cominciare a fare un ragionamento diverso, ovviamente sul termine costi e benefici, io lo sto guardando se tecnicamente si può fare con gli avvocati che collaborano con lui, visto che il biglietto, gli abbonamenti di fondo sono una sorta di contratto di tariffa, se tu non mi rispetti il contratto è fatto da due più parti, io pago diciamo magari di fare l'altra anche mediante delle condizioni, non mediante determinate condizioni, devo dire se c'è una tutela risarcitoria dal punto di vista di una dell'adempienza contrattuale
rispetto al mancato utilizzo in termini di costi e benefici di questo tipo di cose. Quindi va bene, io già mi sto segnando i minuti del ritardo delle linee, delle autobus e del treno che prendo, lascio la parola agli altri, però magari bisogna anche studiare questo tipo di cose. Va bene il boicottaggio, il sabotaggio, anche se poi forse si sono dimenticati il 415 del codice penale, istigazione all'odio fra le classi sociali, se sono 1266, quello istigazione a disobbedire le leggi, che è quello che abbiamo applicato quando è obiettore di coscienza, tanto per andare in aria, a me mancano di altri. Però comunque devo ragionare anche su questa cosa, perché se è vero che noi il biglietto non paghiamo, la chiesa non vogliamo pagare, forse dobbiamo cominciare a studiare anche i metodi per rigirare la fetta alla pace, cominciare a fargli pagare uno fino all'ultimo centesimo. Buonasera a tutti. Intanto volevo far notare una cosa, perché all'esterno forse non è uscita. Nei recenti incontri organizzati dalla dirigenza ATAC al Teatro Quirino, per la modica cifra di circa 450.000 euro, con dei lavoratori per spiegare le loro ragioni del piano industriale, al di là del fatto che si sarebbero potuti svolgere questi incontri all'interno dei vari depositi o dei tanti edifici pronti alla vendita del patrimonio, e quindi risparmiare in un momento di crisi come questo, soprattutto per l'azienda, potevano risparmiare. Dicevo, l'amministratore delegato ai lavoratori ha detto candidamente: l'aumento delle tariffe non basterà, quindi anche i lavoratori si dovranno aspettare un ulteriore peggioramento, e non è cosa da poco, perché diciamo così, andiamo per quello che dice realmente il piano industriale. Scusatemi, ma io do un tantino di cose un po' noiose, ma insomma spero che rendano un'idea. A grandi linee questo piano industriale prevede l'aumento della punta massima del turno di lavoro fino a 7 ore e un quarto. A molti può non sembrare tanto, ma io invito chiunque a farsi un giro con la macchina per Roma lungo 6 ore, non 7 ore e un quarto, con la propria macchina, non con autobus. Prevede uno straordinario esigibile, quindi obbligatorio, fino a 2 ore giornaliere, in quel caso da 7 si può arrivare anche a 9 ore di guida. Allora io questo lo dico non tanto perché come autista non voglio far nulla o non voglio lavorare di più, ne faccio proprio una questione di, anche di sicurezza. Non ci dimentichiamo che le prime corse, forse le uniche garantite insieme all'ultima del servizio di ATAC, cominciano alle 5, 5 e mezza, ma dal capolinea. Alla guida di quell'autobus c'è un autista che con tutta probabilità si è svegliato alle 3, 3 e mezza. E qualcuno lo potreste trovare dopo 8, 9 ore, mentre andate al lavoro, che lui è ancora lì. Io, pur conoscendo tutta la professionalità dei colleghi, sinceramente anch'io non mi fido poi così tanto. Se a questo lo aggiungiamo al tanto sbandierato recupero, o quantomeno diminuzione della perdita d'esercizio di questa dirigenza, che in questo recupero di perdita d'esercizio ci hanno inserito un recupero del 25% circa sulle manutenzioni, e mi è detta così spaventa, anche perché se si recupera sulle manutenzioni e non mi si spiega come, io devo pensare che sia un fatto di qualità di pezzi di ricambio, di pezzi di ricambio in sé per sé. Se lo aggiungiamo al fatto che al di là di quanto dice il contratto di servizio fra ATAC e Comune di Roma, che parla di una vita media degli autobus che dovrebbe avere 7 anni, basti pensare che le vetture più nuove del parco vetture di ATAC, appunto, sono le vetture del deposito di Torpagnotta, quelle a metano, le ultime acquistate, 2006. I giallo bassi, quelli da 18 metri, tanto per fare l'esempio estremo all'altra parte, sono del 97-98. E parliamo di vetture che circolano praticamente 24 ore su 24. Aggiungiamo sulle strade di Roma e capite da voi stessi che probabilmente la qualità è quella che è. Prevede,
questo va a danno dei cittadini, sempre il piano industriale, come è stato già anticipato da qualcun altro, il taglio delle linee che loro considerano poco remunerative. Ovviamente non è il classico 64 da San Pietro a Termini, è ovvio che loro considerano le poco remunerative quelle esterne, quelle estreme, quelle che arrivano fino in periferia, ma che stranamente proprio laddove oramai la maggior parte dei romani sono stati costretti ad andare a abitare, perché al centro chi se lo può permettere non prende l'autobus. Considerano, perlomeno, tagliano le linee, le tariffe le aumentano e questo piano industriale non prevede nessun investimento. Spacciano come investimento la metro C, ma l'ultima riunione fatta proprio con ATAC ieri ci è stato confermato che non c'è nessuna garanzia che ATAC gestisca la metro C, quindi è molto molto probabile, diciamo così, ad essere ottimisti, c'è un 50% di possibilità che la gestione di ATAC vada a privati. Personalmente, ma come la maggior parte dei lavoratori, pensiamo che questo piano industriale, detto a grandi linee, molto veloce, sono 350 pagine, non me le elenco tutte, sia semplicemente la preparazione del terreno ad un privato, e non un privato tanto per dire. Ovviamente il carico dell'aumento del biglietto se lo fanno adesso la parte politica. Diciamo così, l'aumento degli orari, dei carichi di lavoro degli autisti, la diminuzione dei riposi, sempre perché secondo loro riposiamo troppo. Non basta che si lavora senza, come si dice, senza nessuna alternativa fra Natale, Capodanno, Ferragosto, basta, Pasquetta non fa niente. Non basta che come personale, soprattutto nel personale di guida, siamo in forte sotto organico e loro parlano di un'eccedenza di 1500 stavo dicendo i superi, invece loro usano 1500 eccedenze che secondo loro sono diverse, e fra questi ci sono 600 autisti. Se consideriamo, e sempre non perché un autista non vuole lavorare, ma se consideriamo che ogni lavoratore, ogni autista di ATAC ha in media sulle proprie spalle una cinquantina di giorni di ferie non fruite degli anni precedenti, capite da soli che con tutta probabilità la maggior parte dei lavoratori forse riesce ad andare in ferie nelle due settimane che praticamente per legge gli vengono imposte all'azienda, quelle estive. Nel resto ci sono problemi addirittura per prendere un giorno per una qualsiasi cerimonia, dal battesimo del figlio al matrimonio. In quel caso è il lavoratore che passa dalla parte del torto e poi porta la giustificazione come a scuola. Che sia la partecipazione, che sia la lettera del parroco che deve dichiarare che ha fatto il testimone, sembrano barzellette, ma è questioni quotidiane. Ovviamente tutto questo porta anche a un certo stato d'animo del lavoratore. Se lo aggiungiamo allo stato d'animo del cittadino che fruisce di un servizio che noi siamo i primi a riconoscere scadente, uso un eufemismo, perché è ben peggio che scadente il servizio che viene fornito adesso ad ATAC. E una delle paure, infatti, degli autisti soprattutto, ma potrei anche dire dei controllori, dei verificatori, è proprio questo aumento del biglietto, per semplice motivo che il cittadino, ahimè, non tutti ragionano e fondamentalmente sanno, vanno alla fonte del problema, ma la prima immagine aziendale che si trovano davanti è l'autista. E molti di noi temono veramente aggressioni. Se prima dell'aumento nel 2011 ci sono state 150 aggressioni ai danni degli autisti, e parliamo soltanto di aggressioni denunciate, garantisco che molti colleghi evitano la denuncia perché con tutta probabilità non sanno chi è che li ha aggrediti, ma sanno con certezza che nell'arco di qualche giorno su quella strada, su quel terreno, su quella linea ci torneranno, e allora evitano per evitare ulteriori danni. Quindi questo dovrebbe accomunare lavoratori e autisti nel blocco totale, così com'è, di questo piano industriale, che come dicevo prima non prevede nessun investimento, prevede solo tanto, è una piccola manovra Monti adattata ad ATAC, e
tutto questo vi garantisco che non porterà al pareggio di bilancio, né come Stato italiano per la manovra Monti, né come bilancio di ADAC, per un semplice motivo. Alemanno, quando decise di riaccorpare diciamo, la vecchia ADAC, Metro e Trambus, il suo obiettivo era quello di snellire l'organigramma. Beh, è passato qualche anno, ci ritroviamo oggi che in ATAC abbiamo gli stessi identici dirigenti delle tre aziende racchiusi in una soltanto. Abbiamo, anche qui può sembrare una barzelletta, una forzatura, ma abbiamo vari dirigenti provenienti dalle diverse aziende che ricoprono lo stesso incarico dentro un'unica azienda adesso. Gli stipendi, è inutile che ve li dica perché credo che ormai siano diventati abbastanza pubblici. A questi stipendi vanno aggiunti degli assegni ad persona che vengono dati attraverso contrattazione privata e non mi creo problemi a dire che questa contrattazione privata viene fatta tra lavoratore, azienda e relativo sindacato o sponsor, come viene definito da alcuni là dentro. E ovviamente se parliamo di sindacati, ahimè, quelli sono. Che stranamente sono gli stessi che hanno firmato il verbale d'accordo il 30 novembre e che ha aperto la strada a questo piano industriale. Non si capisce perché accetti una cosa del genere, come sindacato che accetti che venga aumentato l'orario di lavoro al di là delle idee. Proprio come sindacato lo credo sia inconcepibile accettare l'aumento dell'orario di lavoro, quindi di conseguenza una diminuzione dello stipendio. Accetti come sindacato che il servizio venga tagliato, non sto qui a ripetere l'importanza del trasporto in un periodo come questo, quando invece dovrebbe essere, secondo me, aumentato. Non capisco un sacco di cose. In aggiunta, continuando sulla storia degli stipendi di questi signori, oltre ai contratti da centinaia di migliaia di euro, oltre a questi ad persona che ho appena detto, esistono anche dei famosi super minimi, che ancora non sono ufficialissimi ma usciranno, e variano dai 1.000 ai 3.000 euro mensili, fuori da tutto. E così, se lo sponsor è buono, probabilmente anche a 3.000 euro si arriva, dipende tutto da quello. E tutto questo, facendo, come si dice, i famosi conti della serva, va a incidere nel bilancio per circa 60 milioni di euro, fra stipendi, a persona e super minimi. Allora dicevo, perché non avverrà mai il pareggio di bilancio? Perché questi sono tutti eurocosti, si parla di eccedenze per quanto riguarda il personale, ma non se ne parla dei dirigenti. Non che voglia cacciare via i dirigenti, assolutamente, ma se loro fanno un piano industriale dove dicono che Roma e ATAC debba prendere esempio dalle eccellenze europee che nel piano industriale nominano la Rattrappe di Parigi, bene, sappiate che la Rattrappe di Parigi ha un dirigente ogni 700 dipendenti che guadagnano all'incirca la metà dei nostri dirigenti e la Rattrappe guadagna, è in attivo. In ADAC noi abbiamo un dirigente ogni 120 dipendenti, guadagnano il doppio e l'ADAC rischia il fallimento. Siamo diffidenti sull'utilità di questo piano industriale per un semplice motivo, perché in altre occasioni è capitato anche di fare questa domanda ad Alemanno e non ho ricevuto risposta. L'ho fatta ai vertici ATAC e non ho ricevuto risposta, la faccio a voi sperando che qualcuno riesca a darmela. E la domanda è questa: come si può rischiare il fallimento di un'azienda quando questa ha il monopolio del servizio? È colpa dell'autista? Colpa dell'operaio o forse è gestita male? Non mi hanno mai risposto. Se ci riuscite voi, io ringrazio veramente. Grazie.